Si è tenuta questa mattina in Camera di Commercio a Sassari la presentazione del Position Paper, un documento innovativo per il territorio del Nord Sardegna, una sorta di ripartenza simbolica che la Camera di Commercio ha stilato assieme alle associazioni imprenditoriali con i tavoli di Sassari e Gallura, del CIPS, del CIPNES e le organizzazioni sindacali del Nord Sardegna. Lo scopo del Position Paper è quello di delineare tutte le azioni, gli obiettivi, le strategie da seguire nel medio-lungo periodo per migliorare la situazione del territorio, puntando sulle infrastrutture, le innovazioni, la digitalizzazione e la sostenibilità in favore dell'ecosistema imprenditoriale, oltre che valorizzare il nord dell'isola come meta turistica. Questi sono solo alcuni dei punti presenti e delineati nel documento strategico, fondamentali per la ripresa, la crescita e il rilancio del nostro territorio. Come tutti i documenti di programmazione economica guarda in prospettiva e evidentemente definisce in questo momento un perimetro di azioni da compiere per ottenere un fine. Un territorio che è molto eterogeneo e che in passato non sempre è riuscito a stare unito, ha trovato la forza di potersi esprimere unitamente dentro questo programma, dentro questo progetto di natura economica e scegliendo la Camera di Commercio come federatore di questa progettualità. Il documento di programmazione presentato oggi dalla Camera di Commercio insieme al mondo che lavora e al mondo che produce tiene conto in maniera importante dello sviluppo industriale del nord Sardegna. Oggi c'è grande condivisione di intenti e questo è un momento storico. È stato proprio rappresentato oggi e di questo possiamo ben sperare per il futuro dello sviluppo del territorio.